Buongiorno ragazzi, noi stiamo per lasciare Venezia, però prima vogliamo andare a salutare Omar perché comunque è stato super ospitale, è stato un incontro bellissimo. Aspetta che il navigatore. Siamo praticamente arrivati a dove lavora lui, siamo venuti a salutare il suo negozio e niente, è stato un incontro bellissimo e noi siamo felicissimi. Un po' casuale, come piace a noi. Esatto, fine. Casuale, molto rapido. Così, organizzato in un millisecondo. Sì, esatto, al telefono, veloce. Ecco, okay. Siamo arrivati, adesso parcheggiamo Biagino. Si può parcheggiare sul giallo? Giallo mi sa che residenti, no? Andiamo a cercare un parcheggio. Vabbè, dai. Vediamo. Fermiamo un attimo qua, abusivi. Si riparte direzione Pordenone. Abbiamo salutato Omar con una partita a ping pong. Siamo ripartiti, siamo a bordo di Biagio e si riparte, insomma. Andiamo sempre più verso est, nord-est in questo caso. Pronti? Ragazzi, la doccia da tetto che abbiamo ereditato in realtà ci sta dando più problemi del previsto. E allora abbiamo preso un altro silicone. Le riproviamo con del silicone di nuovo. Questo dovrebbe andare bene sigillante. Sigillante. Saratoga. Ah, non si fanno pubblicità. No. Però gli anni 80 hanno lasciato il loro segno. E questo è uno di quelli. E tu stai perdendo un dente, tipo? Sto facendo una cosa sbagliata, sbagliatissima. Come sempre. Comunque, siccome avevamo già messo un silicone, ma non ha tenuto, la doccia perdeva di nuovo, quindi adesso ne stiamo provando con un altro. Ma il problema di quella doccia sul tetto è che ha molteplici problemi. Prima di tutto non era abbastanza inclinata, quindi l'acqua praticamente non usciva, l'abbiamo un po' inclinata noi. Strada, grazie al dottore Fabius. Esatto, più che noi Fabio, esatto. Però poi ha iniziato a perdere e perché il silicone non andava bene. Questo quindi adesso proviamo con un nuovo silicone, vediamo se funziona quello meglio. Giusto, e speriamo a schiacciare come si deve, con potenza. C'è cosa apposta, se vuoi. Forse è meglio. Ragazzi, siamo arrivati a Polzinigo, ce l'avete detto in tanti. Appena abbiamo detto nella diretta che saremmo venuti da queste parti, nel Venezia Giulia. Subito sono arrivate un sacco di suggerimenti, consigli dove andare. Ne abbiamo segnati un po', non riusciremo a farli tutti. Tantissimi ragazzi, tantissimi, sì. Tantissimi. Quindi niente, abbiamo deciso di venire qua come prima tappa dintorni di Pordenone, Polcenigo, ping pong ping, o Polcenigo. Polcenigo o Polcenigo? Io dico Polcenigo. Pordenone o Pordedone? No, Pordenone. Pordenone, quella che ha l'unica certezza. Via, insomma, adesso andiamo alle sorgenti dell'altro. Siamo dimenticati il nome, abbiamo appena letto. Gorgazzo. 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 Andiamo dal Gorgazzo. La sorgente del Gorgazzo è diversa dal solito. È una sorgente è subacquea. Ascendente, cioè che risale al sottosuolo, un po' come i cenote in Messico. Come i cenote, sì, in Messico. È vedi? Il cenote italiano. Visto, si ricomincia con il cenote. È l'acqua è bellissima. Un esploratore è arrivato a meno 222 metri sotto il livello del mare e ha mappato questa grotta profondissima. Ma ci si può fare il bagno anche, che tu sappia? Ragazzi, qui in mezzo alla sorgente c'è anche un Gesù sott'acqua. I colori sono bellissimi, azzurro, turchese, verde. Però non ho ben capito se ci si può tuffare o meno. Guardate quanto va sotto, comunque la sorgente scende tantissimo. Qua sono arrivati al massimo a 212 metri, ma probabilmente va avanti. Sì, c'è stata una persona successiva che è arrivata a 222, ha mappato poi tutta la zona. È impressionante perché da qua non sembra, no? Sembra noi siamo una pozza che finisce qua. Invece ma che paura scendere lì sotto. Guarda quale immagini infatti, guarda quelle bombole e tutto.
andare fino là sotto e poi succede qualcosa. Esatto, ti cade una pietra, rimani sotto, poi gorgazzo che esci da... Alla sorgente poi si forma il fiume, questo fiume poi arriva a Polcenigo, dove stiamo andando. Sete, sete. Hola! E chi ci saluta? Ale. Stappato. Una miracolosa Radler. Com'è? Miracolosa. Miracolosa. Mi è tanto fare la pupù. Che tenero questo cartello! Oggi ragazzi abbiamo acquistato anche questo telo, questo tarp, che proveremo a mettere tutto attorno qui al baule, sembra... per fare una zona un po' esterna. Non sembra per niente male, ma soprattutto per fare la doccia. Sì, esatto. Ecco, adesso vediamo. Abbiamo sistemato il tubazzo della doccia lì sopra. Quindi giornata doccia oggi praticamente. E in più questo telo lo useremo anche per questi, che sono quei due pali che si aprono e che fanno una sorta di verandina laterale. Proviamo, facciamo delle provine. Il telo è 2 metri per 3. Ma che bellino! È un po' blu biagio. Abbiamo fissato qua. Vediamo un po' se riesco a vedere. Urca! Hai visto la mia cabina? Magari va fissato anche sotto. Va fissato sotto. E vabbè, si fa. Sì, dobbiamo fissarlo tutto. Poi fissato un po' qua. Fissato qua. Ecco, e là. E poi abbiamo la doccia. Esatto. Bella grande. Non male. A parte le prove di doccia, ecco lì il biagino. Ci siamo parcheggiati sotto questo albero. Siamo sotto le montagne del Friuli Venezia Giulia. Siamo esattamente... Andiamo a vedere perché abbiamo anche la mappa qui che ci spiega tutto. Siamo al circuito della Santissima. Questa zona, qui c'è Polcenigo e noi ci siamo spostati qui, Santissima, dove sono le sorgenti dell'Ivenza. E infatti da qua... si vede quel bel laghetto che domani andremo a esplorare, visto che adesso ormai la luce scarseggia. Mentre io preparo un'insalatina di carote, Paolo là nell'oscurità sta lavorando al prossimo video. Comunque è bellissimo, adesso abbiamo il nostro salottino, è tutta spazio. Un'altra cosa, un sacco quanto di spazio. Ci stanno pure i piedi! No, dai, che schifo! Ci stanno pure i piedi! Le bret mabou. Polenta buono. E insalatina. Perché non avevamo neanche il pane per l'insalata, quindi abbiamo fatto un po' scottare un pochino di 2 fettine di polenta. La polentona. E si mangia. E buon appetito. Buon appetito. Buongiorno. Siamo in posizione. Apertura interna. Spostiamo. Eccola la batteria che ci ha caricato i cellulari. Devo spingerla sotto. Devo spingerla. Aspetta. E stacca tutto. E spegne la batteria. Posto per i piedi. Ecco qua. Via questo. Su questo. Mi piace questa cosa che io sto qua ferma in modo. Bella, eh? Bellissimo. Facciamo a turni però anche là.
Ops. Già. E adesso che c'è un pavimento, adesso che c'è tutto, bisogna fare anche le pulizie qua. Ma che ci voglia molto, eh. Hop. Come fatte? Non siamo ancora alle pulizie di cambio di stagione, quindi fredda? No! Mi ha fatto spaventare, guardala! Questa, ragazzi, è la sorgente. L'acqua arriva da sotto. Da qua sotto e forma subito il fiume. Da qua parte il Livenza. Super sorpresa, ragazzi, oggi alla fine ci siamo messi d'accordo, guardate un po' chi è arrivato. Eccoli! Come va? Grandi! È tipo una settimana ma sembra un mese. Sembra un anno. Ciao! Ciao! Pasta sul fuoco e questo sugo... No! Copriamo la marca, non voglio fare pubblicità contundente. Com'è che si dice? Contunda. Occulta. La pasta è contundente. Dici? Se le dura, sì. Però speriamo che stavolta cuocia. Non esce. Perché la scolo io. Abbiamo un problema. Già i fusilli dopo. Un attimo. Così, tu vieni. Pericolosissima sta cosa. No, guarda, lo tengo forte. Va là. Devi farlo un po'. Attento che ti arriva. È acqua. Guarda quanto amido. È amidoso. Sarà perché c'era un goccio d'acqua? 2 chili di pasta. 2 chili di pasta e un goccio d'acqua? No, questa è delicata, qua è delicata. Va là. Ma un po' di acqua gli sta bene dentro, così si fa un po' subito. Dici? Sì. Va bene, lasciamo. Dai, ce l'hai fatta. Un po' di amido. Anche stavolta. Voilà! Voilà! Com'è? L'hai già assaggiata? Non ho assaggiato io. Assaggia, vai. Non ho assaggiato questo. Sulla... Buona. Ma fatto vedere gli ospiti. Guarda qua. Su? Che tavolata. Un po' scotta, devo dire la verità, perché qualcuno ha detto che bisogna stare ancora un minuto. Ma è perfetta. I ragazzi sono arrivati con un tè speciale. Specialissimo. Ma siete pazzi? Mm-hmm. Un po' sì. Te ne sei accorto adesso? In realtà no. Arizona! E per te Paolo non ce n'è. Beh, dai. Stiamo rispostando Biagio all'ombra. Che manovra! È leggero, no? Per me, in ciabatte. Va, parcheggio, fatto. Adesso tocca la micra. A posto. In acqua a 9 gradi. Però se sentite la temperatura, secondo me non fate più. Ok.
Freddo non esiste. Vado. Che sporco! La corrente! La pazza piena! Siete sopravvissuti! Per ora! Dopo un po' è meglio comunque! Angela ha scoperto finalmente qualcosa. Da dove arriva quest'acqua? Questa sorgente? L'acqua arriva dall'alto, dalle montagne di dietro, poi va nel sottosuolo e poi riesce qui. Quindi arriva comunque dai monti, non arriva dal sottosuolo? Sì, arriva dai monti, però entra nel sottosuolo e qui esce. Taglia che tutti rispettano la regola. Cin! 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 Niente gialla dentro. Buona. Ragazzi, qui abbiamo un problema, cioè Paolo che è andato in fissa per la scopina. La scopina è fantastica, eh? Guarda qua cosa si forma, guarda tutti qua. I giorni, più volte al giorno si mette a scopettare il pavimento. Guardalo. Guarda qua, ma si forma lo sporco più improbabile, eh? Hai visto? Sembra una televendita. Come pulire lo sporco nei posti più inaccessibili? Vabbè, comunque ragazzi, oggi volevamo farvi vedere che cosa è arrivato. Ci è arrivato qualche giorno fa qualcosa di... utilissimo. Immenso, fantastico. Fantastico. Allora, come sapete, noi sopravviviamo dal punto di vista elettrico con questa mega batteria che ci è stata inviata da Lithio Store. E questa super batteria da 100 ampere ci permette di stare abbastanza, diciamo, autonomi. Di essere autonomi per un bel po' di tempo, circa una settimana, con le cose che abbiamo da caricare, che non sono tantissime tra l'altro. Qual è il problema? Bisogna ricaricarla. E stiamo adesso abbandonando il metodo di ricarica con accendi sigari per utilizzare un altro metodo molto 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 più interessante, che ci avete suggerito in tantissimi tra l'altro, e si trova ed è in questa valigetta verde. Valigetta verde, questa valigetta verde che sembra un po' una cartella come quando si andava a fare artistica a scuola sì. Con il coso, con tutti i pennarelli, i pennelli, giusto? Esatto, sì. Si faceva così, no? Sì. In realtà cosa contiene? Beh, non è proprio leggerissima, però, però va bene. Visto il contenuto direi che è fantastica. Ci avete chiesto in tantissimi, ma perché non avete, non vi procurate? Per quanto si allarga. Guarda che roba. Cioè, la miseria. Guardate qua ragazzi, che pannellata solare. Cioè una pannellata, pannelli flessibili. Comodissimi, spostabili. Perché si possono chiudere tranquillamente. Apri, chiudi, fai quello che vuoi. E questa ambaradan di pannelli solari si collegano alla batteria e ti permettono di ricaricarla. Adesso vediamo come si collega. Cosa bella è, che ne so, una giornata come questa, no? Ah, stiamo qua un paio d'ore. Ok, allora mettiamo i pannelli. Esci, apri, attacchi, fatto. Finito. Si può lasciare per terra, si può lasciare su un prato, si può lasciare sul tetto della bestia. Sì, è davvero sì. Pratico. Allora, come si fa? Allora, qui dentro c'è, eccolo qua, un bel filazzo, bello lungo. Quindi anche Attenzione. Questo comodo, perché ci permette comunque di metterlo anche non così vicino nel caso. Tra l'altro, i pannelli possono anche stare sotto l'acqua, sotto la pioggia. L'importante è che non si bagni questo connettore qua. Quindi, altra cosa buona, se uno si dimentica, si addormenta, succede qualcosa. Cosa che potrei tranquillamente fare io. Esattamente. Addormentarmi. Quindi, con questo, poi prendiamo l'altro connettore. Qua, questo che cos'è? Un regolatore di carica. Che trasforma trasforma l'energia solare in energia che serve per ricaricare poi la batteria. Quindi connettiamo i pannelli al regolatore 1
e poi da qui andiamo all'ingresso della batteria. Accendiamo la batteria e qua cosa succede? Ecco qua, si sta ricaricando adesso 1 ampere, sta caricando, in questo momento sta caricando. La carica della batteria è 13,47 volt, quindi comunque è già piena, sì. Quindi non sarebbe necessario neanche andare a caricarla. E qui abbiamo la carica attuale grazie al sole, energia solare 8. Infatti se stacchiamo, ecco qua, i pannelli, questo mi va immediatamente a 0 e qui mi dice che comunque la batteria è a 13,29 volt, quindi sempre carica. È molto molto interessante, è molto utile e pratico per noi. Esatto. E adesso ricarichiamo così, anche perché la carica con l'alternatore della macchina metteva un po' sotto stress anche sotto stress. Il motore del piaggino, che è già piccolino e tutto quanto. Anche il motore, l'alternatore tutto qua. Il sistema elettrico del camioncino. Esatto. Che invece comunque così non è il top of the tops. Quindi sì, bisogna stare attenti. Meno lo mettiamo sotto stress, sicuramente meglio è. E quindi niente, soluzione da paiura questa. Tra l'altro questo pannello ci è stato inviato sempre dal Gabriele, il buon Gabriele di Lithio Store, e trovate tutte le informazioni su questo pannello qui sotto nella descrizione del video, perché secondo me è una soluzione veramente veramente figosa. Facciamo delle prove, mettilo in incidenza perfetta col sole, mi va a 12,75 ampere, messo così, ecco. 12,72, 12, prova. Ecco, adesso si sta scendendo, è andato a 10, 9, 8, 8,86, 8, 7. E intanto Angela l'ha spostato, si sta mettendo sopra. Chiude metà, 5. Vabbè, quindi praticamente passa da un 12 di massima in incidenza col sole, che tra l'altro non è neanche fortissimo oggi. E adesso per esempio ancora a 5 perché è chiuso per metà. E insomma dai, facciamo quanto ci metteremo a caricare la nostra batteria? 10 ore. Ah, 10 ore a 10 ampere per averla completamente piena, completamente carica. Ecco, vabbè, un paio d'ore oggi, un paio d'ore domani. Esatto, perfetto. Boh, ci siamo. Passo dopo passo stiamo cambiando tutto il cambiabile, nel senso sì, che stiamo migliorando, sì, piano sono piano. Sono dei piccoli upgrade che ci aiutano sempre di più il pannellazzo a entrare nel viaggio. È una roba pazzesca, esagerata, ragazzi. Esagerata. Sì, è fantastico e sarà sicuramente utilissimo, lo useremo tantissimo anche perché è pratico, è piccolino e via. Per il futuro pensiamo addirittura magari di semplificare e di cambiare alcune cose, quindi un sì, attimo dobbiamo un po' veramente settare le cose come si deve. Alcune cose magari detto, no? Ecco, l'avevamo cose detto quando siamo partiti, che sì, la partenza sì. Era un po' un modo, anche un test, no? Perché ti rendi davvero conto delle cose che ti servono solo mentre le usi davvero, ma no? Ti rendi conto anche delle cose che non servono quando non le usi mai, non cioè le usi, ti rendi conto niente, che insomma sono un po' inutili. Magari anche troppo inutili, esatto, rispetto a quelle che sono le tue esigenze. Quindi ci stiamo un po' settando anche noi, yes, su quella che sarà la modalità di viaggio più comoda e consona per noi in questo piccolo mini viaggio che mini prende viaggio. Ogni giorno prende più forma, diventa sempre più carino e diventa sempre più casa nostra. Ci sentiamo sempre più a casa. Vero. Anche dentro questa lamiera blu. Quando cominci insomma a trovare quello che cerchi sempre, sì, sai dove non sono le cose, 5 ore, aspetti un'ora a fare qualsiasi cosa, sai come è tutta un'altra cosa, storia. E diciamo che in quel momento lì anche riesci a concentrarti più su altre cose, no? Quindi viaggio rimane il nostro mezzo per spostarci, dove dormire, ma poi riesci anche più a concentrarti su quello che c'è fuori, sul mondo fuori, sul viaggio, che per noi la cosa più è la priorità in assoluto. Assoluta. E quindi ovviamente più pratico è, meglio è per noi. Già. E niente ragazzi, questo video un mix qui di natura e natura, perché alla fine è il sole che natura, ci carica. Sole, natura, sì, natura ci ricarica, ricarica anche sole, la batteria. Va bene ragazzi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella così non vi perdete tutti i prossimi video. Noi vi mandiamo tanti baci e mi raccomando, vi aspettiamo nei commenti e vi diamo il super mega abbraccione di gruppo. Alla prossima. Prossima, ciao!